Dell'AMLA se ne parla in ogni blog, in ogni forum, in ogni sito, in ogni luogo, in qualunque maniera. Però io ci tengo, diciamo, a dirvi cosa ne penso dell'AMLA, anche perché la trovo un'erbetta veramente, veramente eccezionale. Intanto io vi dico che vi parlerò di questa qua che fa parte della linea I Semplici di Phytophilos. L'Inci, vabbè, è Emblica officinalis e fa parte... La parte che viene utilizzata è la foglia. Che cos'è l'AMLA? L'AMLA è un'erbetta che può essere utilizzata sia in viso, sia quindi sulla pelle, che sui capelli. È ricca di vitamina C, contiene tannini, flavonoidi e altri principi attivi, ma diciamo che credo sia utile come antidà, perché credo che combatta i radicali liberi. Per cui questo ovviamente sulla pelle, perché sui capelli, diciamo, l'effetto antietà ce ne frega ben poco. Che cos'è l'AMLA? Vi posso leggere magari qualche parte della descrizione che c'è qui in confezione. Allora, l'AMLA è originaria dell'India e cresce nelle zone tropicali e subtropicali del sud-est asiatico. È ricca di tannini, vitamina C, flavonoidi e tradizionalmente i suoi frutti vengono utilizzati nella medicina cinese e tibetana, soprattutto in quella ayurvedica. Vabbè, viene utilizzato come tonico per i capelli e protettore cutaneo, esercita un effetto nutritivo e ricostituente accompagnando in maniera ottimale la sana ricrescita e la buona pigmentazione del capello. Poi qua sotto ci sono i consigli d'uso e adesso vi dirò invece quali sono i miei consigli d'uso. Allora, l'AMLA quindi in realtà è utile sia in viso che sui capelli. Io vi dico adesso più o meno come la utilizzo. Allora, sul viso la mischio o la uso pura, però tenete in considerazione che essendo ricca di vitamina C spesso può dare qualche rossore, soprattutto sulle pelli più sensibili e reattive. Per cui se avete la pelle normale, non avete mai avuto problemi, la potete utilizzare pura, magari mischiata con l'acqua. Io la mischio sempre con l'acqua, tutte le erbette le mischio sempre con l'acqua. Certo, dipende, magari ci posso aggiungere un olio vegetale, due gocce massimo. Se invece avete la pelle reattiva e delicata, vi consiglio di mischiarla ad altre erbette per il viso, non so, il sandalo, la rosa damascena e altre erbette utili, diciamo, a questi scopi. La tengo sul viso per non più di 10 minuti perché è veramente, veramente potente come erbetta. Mi raccomando di non fare seccare la maschera in viso, perché poi avrete problemi, diciamo, durante il risciacquo, perché se si secca, intanto non è vero che le maschere, se non si seccano in viso, non funzionano, questo ve lo posso garantire. E poi per toglierla vi grattate praticamente la pelle se si è asciugata sul viso, per cui fate attenzione a questa cosa. Sui capelli invece la utilizzo in svariate maniere. La mischio sempre comunque con l'acqua. Allora, ogni tanto la utilizzo pura per tentare di spegnere i riflessi ramati, perché come in tanti sanno, l'AMLA, pur non essendo un'erbetta tintoria, diciamo che tende a scurire i riflessi troppo evidenti. Non è che scurisce e che ha un vero e proprio potere tintorio, però se per esempio avete dei riflessi molto evidenti sui capelli, l'AMLA aiuta a spegnerli. Certo, dipende molto dai vostri capelli, perché ovviamente su alcuni capelli fa effetto, su altri no, per cui tipo provandola vi potete fare un'idea. Quando la utilizzo pura, la utilizzo sempre mischiata con acqua e la tengo in posa, ma direi non più di 30-40 minuti, perché poi non credo sia il caso di lasciarla. E fate un bel massaggio anche sulla cute, perché sulla cute è veramente, veramente utile. Dico, sui capelli è utile, ma secondo me sulla cute è ancora di più. E poi la mischio anche nelle maschere che faccio, anche nutrienti. Non so se faccio una maschera nutriente composta da oli vegetali, burri vegetali, qualche crema, diciamo, per capelli, ci metto anche un paio di cucchiaini di questa polvere, che risulta sempre sicuramente utile, anche perché si spalma veramente bene.
anche mischiata all'Enè, alla Robbia, dico sicuramente male, male non fa, ecco. Per cui questi sono gli usi che faccio io. La potete preparare semplicemente con l'acqua calda. Direi di farla macerare una mezz'oretta prima di applicarla, in questo caso ve lo consiglio. Ovviamente non si parla nemmeno di capelli bianchi, manco col binocolo. La potete applicare sui capelli asciutti, umidi, puliti, semipuliti, come volete voi. Poi per il resto dico non è che ci sono grandi cose da dire, ovviamente se avete curiosità chiedetemi tranquillamente, questi diciamo sono gli usi che ne faccio io, ma poi ce ne sono sicuramente di svariati. Ovviamente se avete i capelli decolorati o molto chiari, io vi consiglio di fare prima una prova su una ciocca trattata o comunque nascosta, perché non si sa mai, diciamo, non è che ha un potere tintorio vero e proprio, però comunque sapendo che potrebbe andare a interagire con il colore, io vi consiglio di fare una prova, giusto per farvi un'idea, diciamo, per vedere come potrebbe reagire. Il risciacquo di questa pianta io vi consiglio di fare comunque una detersione abbastanza leggera. È meglio non risciacquare solo con acqua perché comunque vi possono rimanere residui che possono darvi fastidio perché è un'erbetta veramente potente. Quindi fatemi sapere voi come utilizzate l'AMLA. Io vi ringrazio e ci rivedremo nei prossimi video. Ciao!